LCD e I2C. Oggi realizzeremo dei caratteri custom su misura, definiti da noi, da visualizzare sull'LCD. L'LCD è alfanumerico, ma ha delle cellette in cui vengono visualizzati i caratteri. Queste cellette sono implementate con dei pixel. Possiamo definire dei caratteri a nostro piacimento, per esempio un alieno che si muove sullo schermo. Vediamo come fare. Oggi vediamo come definire un carattere particolare, un carattere custom da inviare all'LCD. Proviamo a disegnare un piccolo alieno. Ci serve un array, lo chiamo alien, con 8 numeri. I caratteri dell'LCD sono rappresentati con una matricetta formata da 5 colonne e 8 righe. Possiamo definire un carattere o creare un disegno a piacere andando a colorare, a riempire questi quadratini. Per disegnare l'alieno non faccio tutto, comunque vado a riempire alcuni di questi bit, ad esempio faccio qua gli occhi, che è molto stilizzato ovviamente. Come si fanno a definire questi bit? Qualche video fa ho detto una stupidata, ho detto che non si possono scrivere numeri in bit in Arduino, invece sì, basta fare 0B e poi farlo seguire dai bit che vogliamo andare ad accendere e spegnere. In questo caso, per implementare questa riga vado a fare 0 1 1 1 0. La riga successiva è 0B 1 0 1 0 1. Ovviamente è molto comodo che non dobbiamo ricorrere all'esadecimale. La terza riga è uguale, la quarta sarà 0 1 0 1 0 e così via. Posso quindi definire un array con questo tipo di numeri. Allora, il mio alieno sarà 0B 0 1 1 1 0. Questa è la prima riga, la seconda sarà 10101, la terza l'avevo preparata in precedenza, le vado a copiare, vedete che si intravede la sagoma di questo alieno o fantasmino. Nella parte setup abbiamo il begin che recupero dallo sketch di ieri, è sempre lo stesso, 16x2, posso accendere o spegnere la luce e qua per creare il carattere su misura posso fare lcd.createchar 0 alien. Alien è l'array che va a definire i bit, quindi i pixel da accendere e spegnere. Invece il primo numero è la posizione, perché ha un certo numero predefinito di caratteri che posso definire io come utente. Dipende dal tipo di LCD, potrebbero essere solo alcuni, una decina o qualcuno di più. Proviamo a far muovere l'alieno, ci serve una variabile x di tipo intero che definiamo poco prima del loop. Nel loop ad ogni giro facciamo lcd.clear per pulire lo schermo, poi posizioniamo il cursore con set cursor, lo mettiamo alla posizione x sulla prima riga, cioè 0. Per scrivere il carattere custom facciamo write 0. 0 è l'indirizzo cui abbiamo messo il nostro carattere. Facciamo un delay di un secondo, poi incrementiamo x. Quando x è arrivato in fondo allo schermo, cioè pari a 16, lo resettiamo, mettiamo uguale a 0. E questo è tutto, carichiamo e vediamo l'effetto che fa. Il video di oggi è finito, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani. Ciao!